Uno degli autori da riprendere in considerazione è il sociologo teorico francese Gabriel Attard, che nel 1890 pubblicò a Parigi Le leggi dell'imitazione. La cui traduzione integrale in italiano risale, per di più nemmeno presso un grande editore, soltanto al 2012. Leggiamo e commentiamo per l'importanza che ha nel nostro presente il paragrafo finale dell'opera. Ci si può chiedere, e già qui con la domanda siamo in un ambito che va da Socrate a Wittgenstein, passando per Kant, ci si può chiedere se la somiglianza universale relativamente alla consuetudine, all'alfabeto, alla lingua, alle conoscenze, al diritto, eccetera. E qui, oltre che a costanti antropologiche, pare potersi riferire all'odierna globalizzazione. Elementi della quale erano già ampiamente presenti nel 1800. Ci si può chiedere se la somiglianza universale sia l'ultimo frutto della civiltà, ovvero sia se con la globalizzazione si sia giunti, in un qualche senso del termine, alla fine della storia. Oppure, se essa, se la somiglianza universale, se la civiltà giunta alla somiglianza universale non abbia piuttosto come unica ragion d'essere e come conseguenza finale la nascita di differenze individuali. Siamo in piena globalizzazione, in questa sorta di marmellata indistinta, e ci chiediamo della possibilità dell'opposto rispetto a ciò che appare. Differenze individuali più vere, più intime, più radicali e allo stesso tempo più delicate delle dissimiglianze distrutte. Siamo all'interno della somiglianza, ci interroghiamo circa la possibilità della differenza, e ci riferiamo a differenze sorpassate. Quali sono queste differenze sorpassate, storiche, sociali? Per esempio le nazioni. E Tard si riferisce alle nazioni nel periodo del nazionalismo imperante e imperialista, nel periodo che si sta preparando
quella cultura che porterà alla prima guerra mondiale. Certo, dopo un'inondazione cosmopolita che avrà portato un'alluvione densa di costumi e di idee su tutta l'umanità, e questa è la globalizzazione, quella che oggi noi chiamiamo così, non si riformeranno più le nazionalità smantellate. Quindi vedete, tarde già in una prospettiva post-nazionalistica, prima ancora che le nazioni si siano compiute, vedi l'Italia, oppure si pensi anche che il film nazionalistico di Griffith, Nascita di una nazione, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, risale a metà degli anni 10 del Novecento. 25 anni dopo, cioè, lo scritto di Tard. Ma può perfettamente accadere che la civiltà un giorno si arresti. Si parla di possibile fine della civiltà, intesa come civilizzazione, intesa come socializzazione, da parte di un sociologo che così alla fine di uno studio ipotizza il dissolvimento del suo stesso oggetto di studio. Siamo quindi dinanzi ad una radicale autocritica epistemologica. Può perfettamente accadere che la civiltà un giorno si arresti, che il flusso dell'imitazione abbia i suoi argini. Infatti, nelle 400 pagine precedenti queste finali, Tard aveva identificato nelle leggi dell'imitazione la strutturazione sociale, ma nel indicare la presenza di leggi, non significa parteggiare verso ciò che abbiamo scoperto. Tard, cioè, non è a favore dell'imitazione e delle sue leggi, semplicemente si è limitato a descrivere ciò che riteneva essere la realtà riguardo ad una società, vale a dire il suo basarsi nel divenire storico precipuamente sulla imitazione. Si può pensare che la civiltà un giorno si arresti, che il flusso dell'imitazione abbia i suoi argini e che in seguito all'effetto stesso della sua diffusione eccessiva, l'eccesso della diffusione dell'imitazione non sarebbe altro che la storia dell'umanità, ebbene potrebbe accadere che il bisogno di socialità diminuisca, o piuttosto si modifichi e si trasformi in una specie di misantropia generale, un po' come quando negli anni 60 Foucault, studioso di scienze umane, parlerà di morte dell'uomo. Cioè anche lui, estrema autocritica epistemologica e ipotesi di dissolvimento del suo medesimo oggetto di studio. D'altronde,
Del resto, la fine della società e la misantropia appare compatibile, molto compatibile, con una moderata circolazione commerciale. Siamo nell'epoca dei commerci oceanici, delle grandi navi, e in qualche modo Tard profetizza quello che oggi si chiama autoconsumo, che è possibile con l'internet delle cose, con la stampa 3D, con l'apprendimento artigiano, sempre grazie a internet. Fine della società con scambi industriali ridotti allo stretto necessario. E siamo, prima ancora che l'industria si imponga con Ford, in un ambito concettuale post-industriale. Ma soprattutto l'ipotesi della fine della società, molto adatta a rinforzare in ciascuno di noi i tratti distintivi della nostra individualità profonda. Questo dell'individualismo è un po' ciò che accade con Facebook, per esempio, dove però manca l'individuo. Siamo in una fase post-sociale con Facebook di teorica rivalutazione dell'individuo, che però poi non ha gli strumenti culturali per valutarsi come dovrebbe. A quel punto sboccerà il fiore più alto della vita sociale, la vita estetica. E siamo con Tard nell'epoca di Kierkegaard, Dostoevskij, Wiseman, Wilde, D'Annunzio, che eccezione ancora così rara e incompleta ai nostri giorni, per i motivi di Aristotele che prima bisogna soddisfare i bisogni e poi si può filosofare, si generalizzerà consumandosi. Quindi nemmeno la vita estetica è la fine dell'umanità post-sociale, proprio perché è l'unica cosa che è, pare che ritenga tarda, si autonega, si consuma. E la vita sociale, con il suo complicato apparato di funzioni assoggettanti, di monotone ripetizioni, apparirà infine per quello che è, come la vita organica di cui rappresenta la prosecuzione e il compimento. Con la società finisce anche la burocrazia, finisce l'astrazione simbolica, si entra in un ambito biopolitico qui, quando la società ritrova le basi in se stessa nella natura, di cui è un effetto, ma allora, oltre anche la vita estetica, abbiamo una società che sconfina nella natura, e qui cosa abbiamo? Abbiamo la biodiversità. Se l'idea di ripetizione domina tutto l'universo, essa non lo costituisce affatto, poiché al fondo di tutto ci deve essere una certa quantità di diversità innata, eterna, indistruttibile. Dopo la società, dopo la vita estetica, c'è una sorta di umanità biologica che biologicamente moltiplica le differenze. E qui Tard parte da Darwin con i suoi concetti di variabilità ed ereditarietà, anticipa Deleuze, che si ricorderà di Tard in differenza e ripetizione, nonché il differire ontologico, l'essere come differenza e quindi come non essere di Derrida, e infine Monod, il biologo con il suo dualismo dialettico di caso e necessità.